Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Siamo qui oggi con il ritorno dei pronostici di Serie B, 18ª giornata. E che giornata! Ieri è uscito il video su Regina Bari e Genoa Frosinone per inquadrare un po' le partite. Oggi sicuramente le andiamo a pronosticare, come sempre, 5-6 partite, però prima di partire col video vi devo chiedere un pollice in su al video, un'iscrizione al canale totalmente gratuita, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, non vi costa nulla e lasciate un mi piace per supportare i miei contenuti. Partiamo col dirvi quali sono le partite: Genoa Frosinone, Regina Bari, Pisa Brescia, Parma Spal e l'ultima un Palermo Cagliari. Non perdiamoci in chiacchiere, incominciamo subito, incominciamo da Palermo Cagliari che secondo me finirà in pareggio. Ho questo grande presentimento che mi porto dietro, secondo me il Cagliari non vincerà in trasferta, uno perché affronta una trasferta difficile a Palermo, che non è mai facile, e due perché comunque il Palermo sembra un po' leggermente in ripresa, due pareggi, una vittoria nelle ultime tre, comunque ha fatto 5 punti, si è un po' rialzato dalle sabbie mobili, è una squadra quindi in ripresa e affronta un Cagliari che alla fine comunque ha solo 2 punti in più, sì. E quindi ragazzi può essere una partita molto molto equilibrata, Palermo-Cagliari per l'appunto, ripeto e ribadisco, vi dico X, così come vi dico che può finire in pareggio anche Pisa-Brescia, l'altra partita che andiamo a pronosticare, un match complicato, innanzitutto si giocherà domani, è l'anticipo. E un Pisa che viene dal pareggio esterno a Frosinone contro la capolista, dopo aver fatto una partita buona, soprattutto sotto l'aspetto difensivo, ha raccolto il 12° risultato utile consecutivo. Il Pisa è una squadra che difficilmente adesso perde e affronta un Brescia che invece arriva da un momento negativo, un punto nelle ultime tre, la sconfitta per 2-0 contro il Parma nell'ultimo turno in casa a Rigamonti, dopo qualche anche contestazione a fine partita, è un momento quello un po' delicato, quello del Brescia. Però credo che a Pisa possa portare a casa un pareggio, sarei anche più tentato di dirvi un 1 del Pisa, azzardiamo 1 del Pisa, cambio pronostico sul momento, il Pisa in questo momento comunque convince di più rispetto al Brescia. Parma-Spal, il derby emiliano, non possiamo che non giocarcelo, 1 del Parma assolutamente, perché vi dico 1 del Parma? Perché ho visto un Parma nettamente in crescita, quello contro il Brescia, ha vinto un big match, ha vinto uno sconto diretto, fuori casa 0-2, giocando una buona partita a livelli interessanti, a ritmi interessanti e soprattutto intensi. Un Parma che mi ha convinto, la Spal leggermente meglio nell'ultima uscita dove ha raccolto il pareggio nello sconto diretto contro il Palermo, però una Spal che sinceramente vedo tanto inferiore in questo momento per progetto, per giocatori e per allenatore anche, tanto indietro rispetto al Parma. Ultime due partite da pronosticare: Regina Bari e Genoa Frosinone, i due big match di giornata, due squadre, quattro squadre fortissime, la prima contro la quarta, la seconda contro la terza. Partiamo da Regina Bari, che per l'appunto è la seconda contro la terza. Regina ha quota 32 punti con 3 vittorie nelle ultime 5, 10 punti raccolti perché c'è di mezzo anche la sconfitta per 3-0 contro il Frosinone nel penultimo turno, una Regina che vola. L'ultima vittoria, quella in casa contro il Como, secondo me è dato un segnale forte, un segnale che ci dice che questa Regina è forte veramente, nonostante la batosta presa ha reagito da squadra, da grande squadra, vincendo una gara che non era per niente facile a Como perché il Como aveva giocato una buona partita. Regina Bari è una partita difficilissima, può essere un fattore il campo di giocare al Granillo? Sicuramente sì, ma ci, non ci dobbiamo, potrà anche magari finire come Regina Frosinone, non lo auguro ai tifosi della Regina, però può essere una partita complicata anche se la Regina gioca in casa perché di fronte a una squadra forte come il Bari che ha 29 punti, che se dovesse vincere andrebbe per l'appunto a pari punti con la squadra di Pippo Inzaghi. Pronosticare questa gara è molto difficile, io provo a giocarmi l'1x Genoa Frosinone. Qua vedo proprio il pareggio, pareggio, pareggio. Vedo proprio un pareggio da o 0-0 o 1-1. Non so se il Frosinone riuscirà a vincere a Genoa. Questo Genoa Gilardino è leggermente meglio sotto l'aspetto caratteriale e di mentalità, secondo me, rispetto a quello di Blessin. In casa è comunque un fattore il campo, che il campo, il Genoa giocando in casa può fare risultato, però il Frosinone secondo me difficilmente perderà e anche qui vi dico X, però Regina Bari mi sono più, diciamo, mi sono più, diciamo, me la sono più rischiata con l'1x, sono due big match che possono decidere tanto sicuramente.
Nessuna di queste squadre vorrà perdere e per questo potremo vedere meno spettacolo di quello che ci dobbiamo aspettare. Pollicino in su al video, iscrizione al canale, noi ci becchiamo a un prossimo video. Bella ragazzi!